tutta l'enorme platea e soprattutto ciao la galleria lassù, grande galleria, tutte le gallerie, eccole lassù, come state? Ragazzi, voglio che ci sentano fino a Villa Grazia di Carini. Vogliamo scommettere? Ragazze, datemi una mano, ragazzi, mi raccomando, non mi fate fare brutta figura, rifacciamo. Allora, ciao, grande Campo Felice, pronti? Come state? Ciao, piano. Mamma mia, ci fa molto piacere vedervi così numerosi al nostro... al nostro concerto. Noi vorremmo fare un grande applauso di ringraziamento per tutti coloro che se lo meritano veramente, perciò noi siamo in quattro e l'applauso sarebbe molto piccolo, perciò vi pregherei di unirvi insieme a noi all'incredibile amici che compongono la vostra amministrazione comunale. Un grande applauso a tutta l'amministrazione di vero cuore. Loro dicono non fare i nomi, ma io non posso non farli. Il grande amico sindaco Francesco Vasca e basta, l'assessore Massimo Battaglia. Un grande applauso sia a Francesco, amichevolmente Franco, che a Massimo. Veramente ci hanno accolto come se fossimo veramente loro cugini di campagna. Ci hanno fatto un'accoglienza incredibile, ci hanno portato qui al pianeta mare. Hanno preso il cuoco particolare perché è venuto Paolo, non so da dove, hanno cucinato in maniera... Noi non sappiamo come contraccambiare. Abbiamo già ringraziato il nostro manager, il grandissimo Claudio Bottino, che ci ha portato finalmente qui a Campo Felice. Noi per contraccambiare l'enorme affetto che abbiamo ricevuto qui a Campo Felice, questa sera abbiamo pensato una cosa. Togliamo di mezzo tutte le cose... le canzoni, quelle che non si conoscono, che si fanno giusto per riempire, e certi di farvi cosa più gradita, canteremo esclusivamente tutti, ma proprio tutti quanti i nostri più grandi successi, in modo da accontentare la maggior parte di voi. Ok, siamo pronti, andiamo. 1998, due volte disco d'oro, Amor Mio. Thank you.
Grazie! Solo chi si vuole bene si deve prendere per mano, stringere forte e fare una grande catena d'amore. Voglio vedere chi si vuole bene. Porta più amore di quello che già c'è. Anche tra amici, tra tutte le collettive, tra i figli, i genitori, gli innamorati. Voglio vedere chi si vuole bene. Ci vuole bene nessuno? Sulle mani! Ma che bello!
applauso a voi, grandi. Ma che bello, ma che bello. Alzino la mano tutti coloro che ascoltando questa manciata di canzoni sono tornati indietro nel tempo. Voglio vedere, a parte l'occhio di bue, così li vedo. Madonna, ma quanti ragazzi, questa è una bella cosa per un artista quando vede tutti questi signori che alzano la mano. Ci sono anche dei signori che hanno alzato la mano, sono andati indietro nel tempo. Signore, lei che è lì, scusi, visto che ha alzato la mano, come si chiama? Lui. Signor Antonio. Ma un bel applauso a papà e a mamma, glielo facciamo di cuore, che ti hanno insegnato queste nostre canzoni. Grande, grande Antonio. Piera Russa. Anima mia, grande! Grande, grande. Ok, questa è una canzone che a noi ha portato tanta fortuna, ci ha portato tanto successo, ci ha tolto anche delle cose, ci ha tolto per esempio la fame e ci ha dato la fama, è una cosa molto bella. E devo dire, scherzi a parte, che già negli anni 70, quando uscì questa canzone, nel 73, ci fu tutta una ricerca, tutti i cantanti volevano cantare questa nostra canzone, perché si diceva che portasse molta fortuna. E ci fu subito una grande cantante francese che ci chiese il permesso di poterla cantare. Noi firmammo a lei la liberatoria e nel 74, prima in Francia c'era... la grande Dalida! Ma è subito dopo, nel 75... ci telefonò un grande, più grande non ce n'è, voleva cantarla in inglese, la cantò e nel 75 era primo negli Stati Uniti d'America. Si sente ancora la puntina, lui è Frank Sinatra. Andiamo negli anni 80, quando un gruppo internazionale si era fissato, voleva andare al primo posto in Australia e ci chiese di cantarla in svedese. L'inconfondibile voce di Frida, loro sono gli ABBA! Adesso ascolterete una cosa incredibile. Con questa canzone nacque la salsa, quella che si balla oggi. Un gruppo internazionale in lingua spagnola, primo in Sud America. Velocemente, un grande degli anni 60 è andato primo in Spagna cantando in italiano. Avrei soltanto voglia di sapere. Vi ricordate uno dei Mods? Lui è Ricky Shane. E chi sta con lei? Si sente ancora freddo. Alla fine, in ultimo, ma mai per ultimo, un grande fratello di città, primo in Italia, 97, lui! Claudio Baglioni! Ancora oggi Claudio non fa passare mai più di 15 giorni che non ci telefoni e ci ringrazia ancora di avergli fatto cantare questa nostra canzone che lo ha riportato nella Hit Parade al primo posto dopo più di 10 anni di assenza. Ma adesso finalmente siamo qui a Campo Felice per farvi ascoltare l'originale dai cugini di campagna con una dedica particolare.
Sì, 1000 dediche normali, quelle le facciamo comunque. Possiate ricevere tutto l'amore che volete ascoltando questa nostra canzone. Possiate fare anche un bel 6 all'Enalotto, non sarebbe male. Però noi vogliamo di più. Nell'ascoltare questa nostra canzone possiate sempre godere ottima salute in seno alle vostre famiglie. Dal più profondo dell'anima mia! Grazie, mille volte grazie.
Se avessi fatta nata, quello che hai fatto a me, sto mi avessi acceso e vuoi sapere perché? Perché ingoppa sta terra e me ne vuoi a te. Non c'è una sta fenomeno onesta con me. Voglio ancora bene, hey! Ma tu non sai perché. Ma perché? Perché? Perché non mi amora, e non stava proprio a me, hey! E mo per un capriccio tu ti hai distrutto me. Ma Dio non ti perdona quello che hai fatto a me. Grazie! Un grande applauso a Totò che sta sorridendo da lassù! Grazie! Mille volte grazie! Ora, devo presentarvi un pochino anche gli altri cugini, ve li presenterò una alla volta durante tutto il concerto, magari raccontandovi un piccolo particolare della loro vita extra musicale, magari simpatico perché non ci piace essere troppo seri. Ho il piacere di presentarvi alla mia sinistra il maestro percussionista. No, ci piace giocare un pochino, scherzare anche moltissimo, anche perché siamo già fin troppo seri nel modo in cui ci eccezionalmente bravo, capirei, bello e bravo, ce lo siamo subito cuccato. Anche se devo dire che dopo un mese di tournée arrivavano le ragazze: Ivano, perché non ce lo presenti? Ivano, perché non ti fai... Sulle mani tutti quanti! Voglio vedervi su con le mani e la prima cosa vorrei darla a una bambina piccolina e poi saliamo subito
d'età, una bimba piccola qua davanti, per con le luci non vedo molto, qua davanti ecco l'ideale di uomo, no? Noi l'abbiamo scritta per le donne, chiaramente, questo ideale di donna che ogni maschietto porta dentro di sé l'abbiamo scritta per questo ideale, che purtroppo molte volte succede che questo ideale non corrisponda alla propria donna, alla propria fidanzata, alla propria moglie, ma ad un'altra donna. Era tutta una cosa, non puoi cambiare parole, dai, che bravo, cosa hai detto? L'avrei voluta di campo felice, ma dai, ma tu applaudi pure, madonna, no, non si possono, dai, non applaudi, non si possono cambiare le parole alle canzoni, primo, tu dici l'avrei voluta di campo felice, bisogna... Bisogna fare i conti con i maschietti, e sono numerosi, non ci conviene. Poi se passa un ispettore della SIAE e sente che tu cambi le parole, quello ci guarda e ci fa una multa così lunga. Ci fa una multa, non ci possono cambiare. Ha fatto benissimo a cambiare le parole, adesso vi spiego, un attimo, fatemi un applauso. Non mi ero dimenticato, ha fatto molto bene, mi ero dimenticato, purtroppo invece è successa una cosa un po' antipatica, nel senso che oggi eravamo qui a fare le prove, non c'era nessuno sulla piazza, finite le prove siamo scesi lì dalle scalette e si è avvicinato un signore e ci guarda e ci dice, adesso in dialetto mi sembrava, forse mi sembrava o milanese o torinese, non ci scappa, ci guarda e ci dice: uè, ma così, vabbè, d'esportazione, dai. Uè, ma cugine, non è che questa sera cantiamo in playbeccoli, no? Scusi, ma cosa significa playbeccoli? Ho chiesto. Ah, mi risponde. Ah, playbeccoli significa che voi fate finta di cantare, che voi muovete la bocca e intanto girano i dischi. Adesso lui ha cambiato le parole, non tanto per questo signore che non vediamo più in circolazione, sicuramente sarà embriaco come una cucuzza qua dietro, però ha cambiato le parole per dimostrare al gentile pubblico presente che i cugini di campagna non tradirebbero mai e poi mai le persone che vengono per ascoltarle dal vivo, e lui cambiando le parole ha dimostrato proprio questo, che stava cantando dal vivo. A meno che la canzone non dicesse l'avrei voluta di... No, di capo... No, non ho mai scritto una cosa del genere. Comunque adesso riprendiamo, abbiamo chiarito, contenti tutti quanti, però non dire adesso, riprendiamo, non dire l'avrei voluta di campo felice. Va bene? Ok, giura? Ok. Sulle mani! Amore, 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 amore mio! Un'altra donna ha preso il posto
C'è stata una bambina che salendo nei gradini prima mi ha chiesto: ma perché mi chiamate i cugini di campagna? Ho fatto: guarda, adesso andiamo a cantare e canteremo la canzone per la quale ci chiamiamo i cugini di campagna. Una canzone scritta da Renzo Arbore e Gianni Vocompagni, primo disco, primo successo, ma scritta da loro, noi curammo solo gli arrangiamenti. Era una canzone molto folcloristica, ecco perché i cugini di campagna. Dopo un paio d'anni ci hanno chiesto: provate a scrivere da voi una canzone. Noi scrivemmo Anima Mia e si aprì tutto un altro genere, anche se il nome rimase quello così folcloristico e simpatico, a cui vogliamo eternamente bene, come quello appunto dei cugini di campagna. La canzone folcloristica era scritta per tutti coloro che non cantano, per tutti coloro che non ballano, ma per tutti coloro che saltano. Infatti la canzone era Il ballo di Pepe. Questo è il ballo di Pepe, questo è il ballo di Pepe, questo è il ballo di Pepe. Ragazzi qua, ragazzi là, un braccio su, un braccio giù, e tutti insieme, tutti in fila, il ballo di Pepe, questo qua. Un passo avanti, un passo indietro, poi la mossa si farà. Il ballo di Pepe è questo qua, il ballo di Pepe è questo qua. Poi tutti in fila, tre per tre, battiamo le mani, il ballo di Pepe va di questo modo qua. Tutti! Zumba, 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 cuore, zumba, zumba, zumba. Tanto poi ci si fermerà, flinchi non si farà. E poi facciamo giro fondo, mani corsa fino in fondo. Tanto adesso non finirà, si ricomincerà. Si ricomincerà. Comincerà. Questo è il ballo di Pepe, questo è il ballo di Pepe, questo è il ballo di Pepe. Ragazzi qua, ragazzi là, un braccio su, un braccio giù, e tutti insieme, tutti in fila, il ballo di Pepe, questo qua. Un passo avanti, un passo indietro, e la mossa si farà. Il ballo di Pepe è questo qua, il ballo di Pepe è questo qua. Poi tutti in fila, tre per tre, mettiamo le mani, il ballo di Pepe fatto in questo modo qua. E tutti zumba, 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 cuore, zumba, zumba, zumba. Tanto poi ci si fermerà, l'inchino si farà. E poi facciamo giro fondo, mani corsa fino in fondo. Tanto adesso non finirà, si ricomincerà. Si ricomincerà. Questo è il ballo di Pepe, questo è il ballo di Pepe, questo è il ballo di Pepe. Questo è il ballo di Pepe, Peppino, dove sei Peppino? Sto qua, sto qua.
successo, i miei cugini di campagna. Io ho scritto per mio papà, perciò vorrei dedicarla a tutti i ragazzi che diventeranno dei papà e a tutte le ragazze che anch'esse prima o poi diventeranno delle mamme, più poi che prima. Vabbè. Quando avrò 64 anni e vedo da gente vedrai sui capelli la gioia goderti e di sentirti accanto in quel momento sarà la cosa più preziosa che io avrò.
Grandi, grandi, grazie, grazie, grazie. Ora è arrivato il momento di presentarvi invece un cugino di campagna che non è un cugino di campagna. Non io o gli altri, lui primo, lui unico fondatore, e poi io le debbo veramente tutto, gli debbo anche ultimamente, per esempio, alla fattoria. Se non ci fosse stato lui io non avrei mai resistito 2 mesi. Invece devo dire che era tutto vero, quello che successe era tutto vero. Era lui che veramente lavorava anche per me, lui lavorava per 2. E il problema ero io che mangiavo per 4. E dormivo sempre, mi riposavo. Perciò vorrei che venisse insieme a noi a fare un grandissimo applauso a colui che ha inventato, che ha fondato e ha gestito sempre i cugini di campagna. Il principe Silvano Michetti! Grazie, 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 un bacione a tutti, un buon divertimento. Grazie per l'accoglienza, vi ho portato un pensiero personale, un nostro CD che contiene i migliori nostri successi. Però ne ho soltanto uno. A chi lo do? A chi lo do? A chi lo do? Facciamo una cosa, facciamo una bella cosa. Al più piccolino qui davanti. E io già ho visto che c'è una bambina troppo, troppo carina, dai, la più piccolina. È lì, merita, merita. Che abbiamo scritto e sarà sempre per loro, per le meravigliose ragazze degli anni 70. Bella questa. Quelle che non se ne fanno più, è inutile, non è che io voglia fare del retro, a dire, ah, quali i miei tempi? È che veramente negli anni 70 le ragazze era tutta un'altra cosa. E io mi ricordo scrissi questa canzone per loro, perché era tutta una... Oggi ti avvicini a una ragazza, gli fai, uè, come ti chiami? Mi chiamo Giusy, e tu? Io mi chiamo Peppino. Namo? Namo. Namo. Negli anni 70 una ragazza gli dicevi Namo, ti arrivava la cinque. No, perché c'è molto caldo qui davanti, non vorrei che toccasse. E mi ricordo appunto, dicevi una ragazza Namo, ti arrivava la cinquina, perché bisognava, in faccia, e poi pa! Perché bisognava raccontarle, farle una corte un pochino ferrea, un pochino molto dolce, essere educati. Non è appunto come oggi, pa pa pa, che andiamo. Io mi ricordo, io le chiamavo le conchiglie big bar. Entravamo nei bar dove c'erano i jukebox, si mettevano 100 lire e si ascoltavano le canzoni. 3 canzoni, 100 lire. Mi ricordo, noi ovunque entrassimo c'era sempre la nostra canzone che iniziava con il mare. Si sente il mare? Mi sembrano più 2 uova al tegamino. La canzone era... Riposerai le ali a
Devo presentarvi un altro cugino, però bisogna fare un preludio a questo. Riguarda l'estensione, esagerato un po', dai. Ho esagerato? Eh sì. Avete sentito come parla?
lui parla normale, lui quando parla è normale. Adesso vi canterò anima mia. Voi dovete guardare la schiena, perché lui dice vi canterò anima mia. Spuntano le ali, poi sta per cominciare a dire andava a piedi, sale, diventa alto 3,40 metri, si eleva un pochino anche per le scarpette di Cenerentola. Fai vedere la scarpettina, fai vedere la scarpettina bene, fai vedere quella mia, è una scarpetta, è una valigia. Sì, ma ho capito, però c'è pure tuo fratello. Silvano, fai vedere. No, dai. No, mio fratello non porta quello schifo di scarpe, assolutamente. Oh, quella è un baule. Io ho parlato di 4 ottave. Luca, fammi un accordo, voglio sentire 4 ottave, le vogliamo sentire? Dai. Vincerò. Vabbè, comunque a parte Pavarotti, qui la Callas, comunque ho portato anch'io qualcosa qui. Dove vai, Ivano? La luce non è, devo venire lì, perché chi è la ragazza che ha detto me la mia salute? Sei tu? Successo a tutto che ho fatto per te.
preghiera finché non hai salvato lei. Due lentiggini sul viso, sparse.